alla prossima. Una strizzatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli Picchio, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli. Diciannove e venticinque, amici all'ascolto di Latte e Miele, buonasera, benvenuti all'appuntamento con Occhio alla Prossima con Serafino Galli in studio, accanto a me con Eugenio Gaspari. Buonasera Eugenio. Buonasera a te Serafino, un saluto a tutti i cuori bianconeri all'ascolto. E graditissimo ospite in questo appuntamento, ospite veramente tra virgolette, è il caso di dirlo in questo caso, perché con lui ho condotto tantissime trasmissioni, tante avventure in casa, fuori, dietro ai microfoni. Leonardo D'Ippolito, buonasera. Buonasera a tutti voi. Lo conoscete sicuramente, una voce che ci ha accompagnato, che mi ha accompagnato in tanti anni di Ascoli Picchio, qui da Latte e Miele, poi è stato anche addetto stampa dell'Ascoli Calcio, ora segue molto il calcio, non ha incarichi particolari, però insomma è sempre molto legato alle vicende della formazione bianconera. Penultima di campionato, Ascoli-Livorno, sabato. Definire la gara verità è sicuramente un eufemismo, è sicuramente ormai da tempo che si punta nel mirino questa gara, perché più o meno conti alla mano si pensava che sarebbe stata in qualche modo la gara che avrebbe dato la possibilità all'Ascoli di guadagnare la salvezza in questo lungo, faticoso, movimentato campionato di Serie B. Arriva il Livorno, un Livorno che sulla carta ha pochissimo da dire, però la matematica ancora non condanna definitivamente la formazione della Bronica, che dovrebbe disperatamente provare a vincerle tutte e due, guardare però soprattutto quello che fanno le altre. È una situazione sicuramente molto molto complicata, ha diciamo più di un piede e mezzo nella fossa la formazione livornese. Anche sabato, dopo la partita pareggiata in casa contro il Perugia in casa, le lacrime di Lucarelli in tribuna, quelle anche di Protti che stava guardando il match in tribuna a fianco al suo ex compagno, Spinelli contestato, il presidente, giocatori in ginocchio in campo. C'è sicuramente poi, per non dimenticare, poi subito dopo nella serata le polemiche sul post su Instagram da parte del portiere Pinzoglio, che poi si è giustificato dicendo perché lui aveva risposto male ad alcuni tifosi che l'avevano in qualche maniera additato, no? Di aver fatto quella papera sulla punizione di Zapata del Perugia, aveva risposto molto male. Poi alla fine lui si è giustificato dicendo che gli era stato in qualche maniera soffiato l'account su Instagram, qualcuno era entrato al suo posto, si era intromesso, si è scusato lo stesso con i tifosi, però insomma sappiamo benissimo che queste sono situazioni che ovviamente quando le cose precipitano sono un po' comuni, un po' in tutte le piazze. Quindi poi tra l'altro c'è stata anche una sorta di polemica, anche se un po' più attenuata, anche nei confronti dell'ex bianconiero Antonini, perché in qualche maniera insomma dopo aver visto il giorno dopo sul suo profilo Twitter e credo anche su quello Instagram le foto di Antonini sorridente sugli spalti di Marassi a tifare Genoa, tifosi del Livorno insomma 24 ore dopo non l'hanno presa benissimo questa situazione, no? Perché insomma è evidente che si sentono parzialmente un po' traditi da quella che è stata una situazione di campionato comunque sempre molto complicata, tanti allenatori cambiati, e questa è la squadra che l'Ascoli andrà ad affrontare proprio sabato prossimo. L'Ascoli Picchio invece è stato un po' travolto nel corso di questo inizio settimana post Novara dalla vicenda legata al tecnico Davis Mangia, che ha abbandonato la guida della formazione bianconera. È stata indetta subito una conferenza stampa dall'Ascoli ovviamente per spiegarne le motivazioni ed il punto di vista da parte della società bianconera, che ci ha spiegato in conferenza stampa che per motivi di carattere medico Mangia ha dovuto abbandonare per delle visite imminenti che dovrà effettuare poi a Milano. Tra l'altro è stato poi anche raggiunto telefonicamente via messaggio dai colleghi del Resto del Carlino, che hanno pubblicato poi anche nel corso della giornata di oggi noi il colloquio via WhatsApp con Mangia, che ha detto: purtroppo ho dovuto abbandonare, non sto bene e devo andarmi a curare a Milano. Queste
le poche parole che ha rilasciato poi il tecnico Mangia anche ai colleghi del Carlino che hanno provato a contattarlo via WhatsApp subito dopo la conferenza stampa di sabato. È evidente che siamo rimasti un po' sorpresi a due giornate dal termine. Chiaramente per la squadra è sicuramente una botta dal punto di vista psicologico, ma speriamo assolutamente di no, che la formazione bianconera sia riuscita comunque a trovare già una concentrazione determinata anche da un ambiente molto molto coeso in questo momento, che aiuterà sicuramente la squadra a dare il massimo nella gara di sabato, a conquistare questi tre punti che darebbero la salvezza all'Ascoli. Certo è che nella storia dell'Ascoli non è mai successo una situazione simile, che a due giornate dal termine si ritrovi senza guida tecnica. Per ironia della sorte, Leonardo, il secondo allenatore, anche squalificato Cozzi, quindi l'Ascoli ha dovuto nominare un terzo conduttore, no, dal punto di vista tecnico della partita di sabato. Sarà Cesare Beggi, che è di fatto un assistente tecnico dello staff di Davis Mangia, che è arrivato ad Ascoli con Cozzi. Lui ha ricoperto ovviamente in passato incarichi sempre nelle giovanili, anche appunto dove aveva effettuato il proprio lavoro Davis Mangia. Sotto Davis Mangia è stato assistente anche a Palermo, poi è stato vice allenatore a Palermo sotto Giovanni Bosi e Pietro Ruisi, e vice allenatore del Milan sotto Antonello Capocasa, ma parliamo ovviamente sempre di situazioni giovanili. Sarà Cesare Beggi dunque a dare quello che sarà il suo contributo dal punto di vista degli ordini di scuderia per la gara di sabato, anche se la gara di sabato tanti ordini di scuderia, con una squadra che i condottieri li ha in campo. Rientra Cacia, che è sicuramente il condottiere principe di questa seconda fase della stagione dell'Ascoli. Dovrebbe essere anche Giorgi, che insomma è il condottiero bianconero per eccellenza, no, dal punto di vista territoriale, ma anche Carpani, anche Canini, anche i Vallanni, che sicuramente è uno dei giocatori simbolo di questi due ultimi anni di Ascoli Picchio. Probabilmente saranno loro davvero a dare un'impronta a questa squadra, ai compagni, per condurre la vittoria nella gara di sabato prossimo. Saranno ospiti anche noi nel corso di questa trasmissione da Livorno. Ci collegheremo con Marco Ceccarini, che è il direttore e ideatore di Amaranta.it, il portale più importante relativo al Livorno Calcio. Scrive anche sul Tirino, che è sicuramente un quotidiano, uno dei quotidiani principali della Toscana, soprattutto della Riviera Toscana, non a caso si chiama il Tirreno, e segue molte realtà, tantissime realtà che sono anche molte appunto calcistiche in Lega Pro, in Serie B della Toscana. E poi ci collegheremo anche con Matteo Melara, che è un doppio ex, più Livorno sicuramente che Ascoli. Con Ascoli ha giocato nella seconda parte del campionato di Serie A targato Attilio Tessera nel campionato 2006-2007, arrivò nel mercato tra virgolette di riparazione, arrivava dal Torino ad Ascoli, giocò diverse gare da titolare, però insomma quello fu un anno piuttosto disgraziato per la formazione di bianconeri. Non riuscì a salvarsi dopo la splendida annata targata Silva Giampaolo nell'anno precedente. Di questo parleremo in questo appuntamento. Anche per voi all'ascolto vi ricordo i riferimenti consueti: 339 81 49 501 per quanto riguarda SMS e WhatsApp. Vi ricordo alla stessa maniera anche 00736 30 41 31 per intervenire in diretta, radiogol@gmailascoli.it per quanto riguarda le vostre email che potete mandarci. Leonardo, gli argomenti di Canna al Fuoco ce n'è tanta, scegli tu da dove vuoi partire. Partiamo dalla vittoria sicura che sarà a vantaggio appunto dell'Ascoli, però sentivo con interesse quello che dicevi dei condottieri, dei giocatori. Non mi hai nominato quelli che secondo me sono i due giocatori fondamentali dell'Ascoli: Ianto e Di Marco. Io credo che da quella fascia, domenica, sabato,
arriverà la vittoria. Certo, il finalizzatore sarà sempre lui, ma da quella fascia io credo che l'entusiasmo, la voglia, la determinazione di questi due ragazzi sarà veramente determinante. Questa determinazione, non a caso, che diversi degli ultimi gol di Cacia portano la firma dell'assist di Di Marco su quella fascia di sinistra. È una fascia che ha lavorato un po' meno nelle ultime gare, soprattutto Yankton non è stato brillante come le altre situazioni, forse anche perché ingabbiato da certe situazioni tattiche di un 4-1-4-1 che dove si è pensato molto più magari a fare una fase piuttosto che l'altra. Però insomma sappiamo benissimo che è un giocatore che in qualsiasi condizione ci ha sempre messo l'anima e credo che sia un'arma sempre imprevedibile contro qualsiasi avversario. Ma tieni presente che si gioca anche con un'altra squadra, quindi anche gli altri hanno imparato a conoscere questi due ragazzi e quindi hanno sicuramente trovato le contromisure. Ma al di là di questo io credo che non ci saranno assolutamente problemi sabato pomeriggio. Certo, questo rapporto concluso così con l'allenatore Mangia creerà qualche problema, però sono sicuro che questi ragazzi sanno quello che devono fare in campo. Oramai il fatto che ci sia o meno in panchina un allenatore credo che in questo momento sia poco determinante. L'importante è, ecco, la determinazione invece che metteranno tutti questi ragazzi in campo, l'esperienza di alcuni di loro, frequentatori della Serie A, e la saracinesca dietro del nostro portierone faranno poi faranno quadrare il cerchio. Certo, non dobbiamo assolutamente distrarci, perché il Livorno ce la metterà tutta, anche se devo dire a nostro favore corre il fatto che al Lanciano gli hanno ridato i tre punti di quei famosi 5. Il discorso del Lanciano però è un discorso particolare, che questa mattina, se non sbaglio, sulle pagine del Corriere dello Sport Stadio a 7 colonne si è evidenziata l'ennesima stortura formale, che ha provocato la restituzione dei tre punti piuttosto che il preventivato 1. C'è stata l'ennesima, siamo abituati oramai. No, ma c'è un problema di fondo, c'è un problema anche burocratico. Perché nel senso, uno è squalificato, non poteva firmare, esatto. E allora sì, ho capito, però la logica. Vabbè, ma noi siamo abituati, no? Come il cambio in corso della Serie A, della retrocessione, che al Verona conviene perdere nei confronti del Palermo, perché prenderebbe più soldi per quanto riguarda il paracadute. Il paracadute, quindi, che questo porterebbe almeno 15 milioni di euro che nemmeno nei paesi del quinto mondo, manco del terzo, del quarto. Cioè, questi siamo veramente amministrati, non solo politicamente, qui. Meglio che mi fermo, perché poi andremo a finire in un campo che non è assolutamente sportivo, anche se per molti è diventato uno sport. Quindi dicevo, il problema fondamentale sta nel fatto dell'incertezza delle regole. Esatto. Quindi per quanto riguarda la Serie B, addirittura il presidente del Livorno ha convocato degli avvocati per poter impugnare questa chiamiamola sentenza. Se dovesse avvenire ciò, come si mette poi alla fine con il punteggio finale? Finirà fra due domeniche il campionato? Anche perché poi si faranno i playout. Se c'è un ricorso in atto, esatto, non come fai a disputare playout? No. E quindi la versione più accreditata, che adesso gira nel mondo del web, nel mondo tra i giornalisti, è quella che il campionato finirà fra due settimane, però ci sarà un break fino a quando in camera, diciamo, immediata, ipso iure, sarà dichiarato praticamente questo ricorso nei confronti di una sentenza che non ha né capo né coda. Sicuramente ci sarà il ricorso, perché io sfido chiunque che le ultime della classe, o perlomeno quelle, non dico il Como, ma le altre maggiormente interessate lì a ridosso di qualche punto diranno: ma fino a 2 minuti fa era a un punto da noi, vedi Livorno, un po' meno la Salernitana, perché ha un distacco, no? A Salerno il commento di mezza Roma e non di Lotito è stato: vabbè, ma noi comunque abbiamo la salvezza, che ancora dipende tutto da noi, passa tutto dai nostri piedi, dalla nostra testa, anche perché 42 punti la Salernitana ha ancora qualche chance, no? Per potersi comunque tirare su. Allora il commento è stato più lieve. Più pesante, come dici tu, quello di Spinelli, perché il Livorno disperato poi cerca in tutte le maniere. Ha fatto un'affermazione importante Spinelli, dicendo: allora questa sentenza permetterà in avanti le società a non pagare gli stipendi, quindi tanto alla fine invece di 5-2 punti conviene.
cioè avere una certa somma ferma con gli interessi alla società converrà praticamente nei confronti di questa miseria di... Ma io dico una cosa, no? Io ricordo il periodo purtroppo che ci ha riguardato, questo periodo, questi 12 punti di penalità presi dall'Ascoli, sì. Quasi una settimana sì, l'altra pure, però erano quasi, cioè, erano immediate, arrivavano subito, poi c'era il ricorso, ma comunque alla fine il ricorso passava poco, ti ridava al massimo il punto quando c'era come previsto per alcune, però insomma era quasi immediato. E io da questo punto di vista non riesco a capire perché in questo caso, come anche per esempio nel famoso situazione del Catania, il trino dei gol, dove si sa chi ha comprato, reo confesso chi ha comprato, quindi reo confesso, cioè io ho comprato le partite. Però non si sa cosa aspetta a chi ha venduto. Sì, ma questo poi è incredibile. Ma torniamo ai giorni nostri, la stessa diciamo pena inflitta al Teramo. Cioè praticamente noi sappiamo, siamo partiti almeno 30, posso... tra un po' gli diventerà un bonus positivo di, sì, punti. Di no, punti. Ma al di là di questo ci sono delle regole non rispettate, non me ne voglia il Teramo, però voglio dire, nella sentenza, a meno di smentite, credo che di aver seguito un po' questa vicenda, è stato squalificato per 3 anni il presidente Campitelli, se non vado errato. Sì. Puntualmente il presidente Campitelli viene chiamato tale, va alle partite, rilascia interviste e addirittura adesso deve convocare Vivarini per vedere se rimane o no. Cioè questo è il paese veramente delle banane. Io definisco questi signori, che a parte, ripeto, quelli che ci comandano realmente, ma in tutte le organizzazioni, sono degli sbarcatori di lunario a tempo indeterminato. Questa è gente che veramente non dà assolutamente alcuna certezza, e qui è il paese dove si può fare tutto, si dice tutto, è il contrario di tutto, certo, in tutti i settori. E nel calcio, dove purtroppo, ahimè, girano svariati milioni di euro, non ci si può permettere di rovinare una società, una città, dei tifosi, ma soprattutto veramente la credibilità di un campionato. Primi messaggi al 339 81 49 501 nel fare un in bocca al lupo alla squadra per sabato. Colgo l'occasione per ringraziare voi di Latte Miele e mandare un caro saluto con stima e affetto all'amico Leonardo Dippolito. Lo firma Elisabetta questo ciao messaggio. Elisabetta, un abbraccio. Poi un altro, SBN Martignano, non vogliamo parlare del mister Mangia, ci interessa solo del grande Picchio, punto, firmato SBN Martignano. Mi sembra proprio di condividere completamente questo messaggio. Ma credo che sia questo messaggio, seppur molto ristretto, però nei contenuti credo che abbia abbracciato un po' tutto il senso di quello che ho letto anche in questi giorni sui vari social relativi al mondo dell'Ascoli Picchio, dove è comunque la stragrande maggioranza, se non tutti, i tifosi dell'Ascoli hanno detto: l'obiettivo nostro adesso è solo la partita di sabato con Livorno. Ma per questo, perché l'Ascoli è una tifoseria intelligente. Di Davis Mangia ci ha detto la società, ci fidiamo di quello che ha detto la società, poi guardiamo sabato, vediamo quello che succede. Per noi l'obiettivo è vincere la partita di sabato. Auguriamo a Mangia di risolvere i propri problemi, perché di fronte alla salute viene sicuramente al primo posto di qualsiasi altra situazione, quindi credo che indubbiamente il comunicato dell'Ascoli, che giustamente ha dovuto informare la propria tifoseria di quanto accaduto, pur nel rispetto comunque della privacy, perché tale è in questo caso per determinate situazioni, ci vuole, c'è e viene anche chiesto il rispetto della privacy. Ma ci mancherebbe. È giusto però che insomma la propria tifoseria abbia una forte rassicurazione da parte della sua società, della sua forte società, che deve difendere il proprio pubblico, il proprio ambiente, la propria squadra, ma non da qualcuno, per la gara di sabato prossimo, affinché appunto si riesca a vincere questa gara con Livorno, che dia all'Ascoli questa salvezza con una giornata di anticipo. Io, siccome non ho assolutamente peli sulla lingua, io posso sicuramente dire che questo è stato un campionato dove il comportamento della società non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto il comportamento per tanti motivi che adesso non è il caso di dire, però questa volta la società è stata corretta, precisa, ha detto quello che è successo, e quindi tanto di cappello a chi ha pronunciato questa frase e chi ha fatto la conferenza stampa immediatamente e chi ha messo praticamente una grossissima responsabilità ai giocatori, quindi per
come determinatezza, come posso dire, come voglia di assolutamente, come l'unico principio da rispettare è quello di vincere la partita e basta. Eh sì, tra poco saremo collegati con Livorno, con il direttore di Amaranta.it Marco Ceccarini, che sarà ai nostri microfoni, lo sta contattando dalla regia Gino Gaspari, con lui parleremo appunto dal punto di vista amaranto come si stanno preparando a questa partita. So che il Livorno si è un po' isolato in questa settimana, ovviamente l'ambiente sicuramente dal punto di vista del calore e della protesta e della polemica, tutto il mondo e paese, anche a Livorno credo che i tifosi non è che le mandino tanto a dire alla propria squadra, ma non è da sappiamo sicuramente della rivalità che c'è con i tifosi dell'Ascoli, quindi per l'Ascoli indubbiamente sabato c'è proprio la doppia, per i tifosi bianconeri c'è la doppia occasione di vedere il successo dell'Ascoli, salvezza dell'Ascoli e decretare la retrocessione del Pro del Livorno. Sì, ma soprattutto il fatto questa, che siamo questo, un po'. Questo niente non... No, ma siamo un po' in deficit in base ai risultati. Penso che siamo 7-4 nei confronti del Livorno, quindi è importante vincere questa partita. Ma volevo dire, non bisogna prendersela con i giocatori per quanto riguarda appunto il Livorno. Io credo che una squadra forte viene determinata da una società forte, da una proprietà forte. Guardate cosa è successo a Livorno e guardate cosa è successo a Palermo. Questo via vai, cambi continui, repentini di giocatori, di allenatori. Quindi sono cose che destabilizzano la squadra. Quindi non si può inventare nulla nel calcio. Come dice ancora oggi il grandissimo Carlo Mazzone, il calcio è il gioco più facile sulla faccia della terra. Il problema è che l'uomo poi si complica le cose. Quando la società è seria, certo, dopo le partite si giocano in campo, naturalmente si può vincere, si può perdere, ma se la società non salvaguarda la propria squadra, se non difende i propri giocatori, se non crede nel proprio allenatore, poi abbiamo casi come il Livorno e come il Palermo. 339 81 49 501 per i vostri messaggi, non per uno che sto leggendo che è arrivato adesso, che poteva sicuramente evitare di mandarcelo, anche se insomma su WhatsApp forse non si pagano, ma anche qui un messaggio privo di significato, sì, neanche firmato e neanche voglio esprimermi il contenuto su questo meglio messaggio che è arrivato sulla gara di sabato prossimo. Mentre quello di Bomber da Porto San Giorgio dice conta solo la squadra e Casagrandi, sabato la vittoria e poi Iachini da lunedì. Iachini è stato paventato da un quotidiano locale che lo ha dato insomma come una seria opportunità, però è da valutare. Casagrande poi sì, ne parleremo. Qualcuno ha detto forse è stato poco opportuno in questa settimana, dove era meglio concentrarci su altro piuttosto che su Walter Casagrande Junior, che è di fatto una figura leggendaria di quello che è stato il calcio ascolano. Sarà ad Ascoli già da domani, se non da questa sera, non conosco bene i termini del suo programma. Domani sicuramente c'è una cena organizzata dall'Ascoli Picchio con 300 tifosi dell'Ascoli, posto prenotabile credo attraverso il sito dell'Ascoli Picchio, per stare vicino a Casagrande, che poi sabato assisterà alla partita e credo che riceverà, come anche altri suoi ex colleghi che sono venuti ad Ascoli nelle settimane passate, anche di ere più remote ancora, la maglia con il suo nome, che poi sarà sicuramente esposta verso la curva sud. Qualcuno diceva probabilmente Casagrande merita una cornice di un certo tipo. La gara di sabato è una gara che ha dei contesti, dei contenuti di campionato molto importanti per l'Ascoli. Magari forse non era opportuno per Casagrande, però ne parliamo. Può darsi che sia portafortuna. Te lo chiedo subito dopo. Noi siamo collegati con Marco Ceccarini, direttore di Amaranta.it, probabilmente sul web uno dei siti internet, se non il sito internet più importante, che parla del Livorno. Buonasera Marco. Sì, buonasera a voi. Grazie Salve innanzitutto per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Qui accanto a me c'è Leonardo D'Ippolito in radio,
ospite della nostra trasmissione, che sicuramente ciao Marco conoscerai. Ciao Leonardo. Allora, beh, diciamo che Leonardo è un amico fraterno. Beh, sì, io so che voi avete lavorato molto assieme negli anni passati sui rispettivi campionati delle vostre due squadre. Livorno Ascoli, Livorno, la partita che sicuramente per l'Ascoli in caso di vittoria significherà salvezza, significherà tantissimo in questo campionato molto travagliato. Il Livorno certo ci arriva con delle condizioni disperate, la matematica non condanna ancora la formazione Amaranto, però davvero deve provare a vincere tutte e due e poi guardare un po' che fanno le altre. Sì, ma effettivamente è così, come dite voi, la matematica non condanna, ma insomma diciamo la logica sì, perché dovrebbero, come dire, accadere troppe cose fortunate e coincidenti, cosa che non è capitato in tutto il campionato, quindi non si capisce perché nelle ultime due partite dovrebbe arrivare. Ovviamente a Livorno si spera, ma insomma sappiamo e siamo ben consapevoli che invece sarà molto difficile, perché potrebbe anche non bastare vincere ad Ascoli, potrebbe anche che una vittoria ad Ascoli per il Livorno voglia dire ugualmente la retrocessione, per cui l'impresa è titanica e c'è una certa, come dire, anche se ovviamente tutti sperano sempre nel miracolo, sperano nell'incredibile, nell'impossibile che diventa possibile, però poi alla fine c'è anche la consapevolezza che questo è stato un campionato veramente buttato via e per tanti motivi, e che quindi la squadra probabilmente retrocederà sul campo. Poi se ci sono questioni extra sportive che possono rimettere in gioco il Livorno, questo staremo a vedere. Infatti però... io lì volevo chiederti, no, questi tre punti restituiti al Lanciano sono sembrati strani un po' a tutti quanti, noi compresi, perché ci si aspettava forse un punto ma non i tre punti. Infatti Spinelli è stato forse quello che ha alzato un po' di più la voce, il presidente del Livorno, su questo argomento. Sì, io penso che società compie degli illeciti a livello anche gestionale, quindi non pagando, non onorando stipendi o tasse o IRPEF e quant'altro, debba naturalmente avere le giuste condizioni. Ritengo però che il Livorno la salvezza la doveva conquistare sul campo, e quindi non possiamo, non è giusto sperare che qualche altro paghi anche per questioni extra sportive. Ripeto, questo ovviamente è la mia opinione. Io penso che comunque quest'anno è andata così, torneremo da dove siamo arrivati, dalla Serie C, vuol dire, e quindi da lì ripartire. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, sì. Mi sembra un po' come è capitato anche all'Ascoli, giusto? O se non sbaglio, sì. O no, in questi. Sì, esattamente. Ecco, sì, per sì. Cui diciamo siamo società, diciamo che sanno, come dire, è nel loro DNA quello di fare un po' l'assessore. Però certo, poi se ci sono delle questioni che devono essere punite, per cui appunto non è giusto che i punti siano due ma devono essere 3, 4, 5, questo è un altro discorso, ed è giusto che magari se qualcuno ha commesso delle irregolarità le paghi, però non è che possiamo sperare sulle disgrazie altrui. È un tipo di mentalità che non mi appartiene. Io penso che lo sport debba insegnare il valore, diciamo, della vittoria ma anche della sconfitta, per cui se è andata così quest'anno vorrà dire che la società dovrà pensarci bene negli anni a venire di non commettere più le corbellerie che sono state commesse quest'anno. A proposito Marco, scusami, ma secondo te, io so come la pensi, quindi abbiamo vissuto momenti bellissimi, no, nei campionati anche della massima serie, ma secondo te si può paragonare quest'anno la vicenda Livorno come la vicenda Palermo? Cioè, in questo senso, che colpa ha la società? Cioè, in che percentuale la società è intervenuta, appunto, purtroppo, speriamo di no, ma in questa retrocessione, in questo momento così brutto che sta vivendo il Livorno? Ma è sicuramente la parte maggiore, perché sabato scorso
la colpa del pareggio, che poi qui fa la più brutta delle sconfitte, perché quel pareggio vuol dire di fatto la retrocessione, però diciamo è stata attribuita al portiere che è uscito male, in modo maldestro, e quindi è subito il gol. È stato attaccato sui social, lui ha risposto, poi lui ha detto che qualcuno è entrato nel suo profilo, non stiamo qui a indagare, però io credo che in ogni caso, al di là del fatto che l'errore c'è stato, è evidente, sotto gli occhi di tutti, però non si può attribuire a un singolo giocatore o a due, tre, quattro giocatori le responsabilità complessive. Le responsabilità complessive, quando un campionato comincia nel migliore dei modi e tu vai da solo in primo in classifica e rimani nelle posizioni di testa per un po', e poi diciamo smetti di fare punti, semplicemente smetti di fare reti, smetti di pareggiare, smetti di vincere, ma perdi soltanto, questo è un problema che secondo me è anche un problema che va oltre il fatto tecnico. Evidentemente c'è un problema, c'è stato quest'anno un problema ambientale, e io non ho dubbi che chi rimane saprà risolverlo, perché comunque ricordiamo che sul piano meramente societario Livorno continua a essere una società sana, una società che paga i propri dipendenti, verissimo, paga i giocatori, verissimo, paga tutte le, come dire, tutte le cose che deve onorare, le fa diciamo entro i termini che deve farli, per cui diciamo sono convinto che sapranno anche rimettere i puntini sulle i. Quest'anno è andata purtroppo nel peggiore dei modi. Ti faccio un'ultima domanda, ma così più una, volentieri. Una curiosità, visto che a gennaio vi abbiamo prestato, perché poi tornerà ad Ascoli il 30 giugno, Luca Antonini, come si è comportato a Livorno, ad Ascoli? L'inizio è stato un inizio positivo, poi gol anche con l'Entella, gol vittoria per l'Ascoli, insomma giocò. E poi c'è stata una fase calante che l'ha portato poi ad essere messo sulla lista dei partenti dell'Ascoli. Ma guarda, l'hai detto te, perché diciamo è un giocatore che ha alternato momenti in cui si vede che ha qualità, si vede che ha avuto un passato importante, e poi dopo ci sono invece momenti anche all'interno della stessa partita in cui un po' si perde. Io non so se il problema solo suo o è più complessivo, però dico che quando una società affronta un campionato con soli 6-7 giocatori, 8 di proprietà, insomma, e poi con tutti i prestiti, vuol dire che è una società che ha una programmazione che in qualche modo è criticabile. Poi questo non significa che noi tutti abbiamo negli occhi le annate stupende che abbiamo vissuto, la Coppa UEFA, quinto e sesto posto in Serie A, le promozioni e tutto, però alla fine della storia rimane anche, e voi sapete che il calcio è un po' questa cosa un po' strana, perché da una parte è un'industria, da una parte produce ricchezza, produce interessi, introiti e quant'altro, dall'altra però è passione, no? Certo. Per cui deve coniugare queste due cose che sono coniugabili fra loro. E poi nei tifosi magari non ci si dimentica, che ne so, il 3-1 di Piacenza e il ritorno in Serie A dopo 55 anni, ci si ricorda l'1-1 con il Perugia che condanna il Livorno alla Serie C, insomma io la chiamo al vecchio modo, poi dall'anno prossimo la chiamerò Lega Pro, però come fanno un po' tutti, perché insomma il nome Lega Pro ancora si fa fatica a metabolizzarlo definitivamente. Io ringrazio, saputo questa notizia dell'allenatore dell'Ascoli che purtroppo ha avuto questi problemi di natura personale, e viene chi sarà in panchina, il secondo, perché avevo letto anche allora... che
in panchina, allora, ho letto anch'io che è apparso qualche refuso sui quotidiani nazionali, no? Ho letto Tutto Sport, addirittura Casagrande in panchina per l'Ascoli, ma Casagrande sarà soltanto in tribuna, in visita in tribuna a raccogliere un po' di applausi del suo ex pubblico, che sicuramente lo porterà, insomma, in gloria per lo meno prima della partita, sicuramente. No, in panchina ci sarà Cesare Beggi, che è un collaboratore tecnico dello staff di Davis Mangia, visto che il secondo allenatore è squalificato perché è stato espulso nella gara di Novara. Esatto. Sarà Cesare Beggi, un assistente tecnico dello staff di Davis Mangia. Quindi poi, diciamo, il campionato, l'ultima giornata lo finirà l'allenatore in seconda. Lo finirà l'allenatore in seconda, che però ha avuto due turni di squalifica. Quindi, quindi non lo finisce. A meno che non si fa ricorso e tagli una giornata, non lo finisce il campionato lui. Non si sbaglierà in panchina. Un'occasione sprecata, via. Sì, un'occasione sprecata, senza dubbio. Grazie Marco. Grazie a voi. Ciao, Marco. Un abbraccio, Marco. Grazie. Un abbraccio, ciao, a te, grazie per la disponibilità, soprattutto per l'onestà intellettuale con la quale ci ha fotografato l'ambiente Livorno, e non è sempre semplice, soprattutto in due piazze che hanno questo tipo di rivalità, no? No, ma poi trovare un livornese così obiettivo come Marco Ceccarini penso che sia abbastanza difficile, per i motivi che dicevi prima te. Esattamente. E anche lui è un esponente oltretutto politico, qui voglio dire, però è un ragazzo veramente al di sopra di ogni sospetto. E non è che si fa fatica a determinare che sia contrapposto a quello che, che individua in qualche maniera, no, quello che ha sempre diviso le due tifoserie di Ascoli e Livorno. E non solo, le tifoserie, permetti. Va bene. Spazio pubblicità, poi tanti messaggi che sono arrivati qui al 339-81-49-501, molti, ve lo preannuncio, sono illeggibili, vuoi perché contengono frasi che sono sicuramente poco consone al linguaggio radiofonico, molti altri perché comunque non sono neanche firmati, quindi vedete un po' voi se è il caso di continuare a mangiarli. Pubblicità, poi torniamo ancora qui in diretta. Eccoci ancora qua, amici, l'ascolto di Latte e Miele, appuntamento con Occhio alla prossima, con Serafino Galli e con Leonardo d'Ippolito, ospiti di questa trasmissione, con Eugenio Gaspari, oggi più impegnato con i cursori, però è qui. Buonasera Eugenio, nuovamente. Sì, ci sono. Ci sei? È un po' impazzito stasera, sì, con tutti questi cursori. Con i cursori, con i messaggi, con tutto. Allora vediamo un po'. Anche alla regia questa si sera. Dice che il prossimo allenatore sarà sdrammatizziamo, vai Eugenio, da San Benedetto, bianconera. Io più che sdrammatizzare vorrei evitare alcun tipo di ironia. Salutiamo Eugenio da San Benedetto, che ovviamente ha sottolineato che tifoso dell'Ascoli. Iniziano comunque ad arrivare già sdrammatizzare, magari quando siamo a quattro occhi lo si può anche fare, ma insomma, che io credo che dietro un microfono, soprattutto perché dicevamo, c'è un comunicato dell'Ascoli Picchio, c'è un comunicato che parla di una situazione medica, dunque io a quello mi rifaccio, e a tutto ciò che ne consegue dietro, con il rispetto della privacy, credo che sia la cosa più opportuna in questo momento della stagione. Poi Casagrande in tribuna, in Caccia più 10 in campo. Salute Leonardo, chi sarà il prossimo mister secondo voi? Io spero soltanto in Peppe, ma speriamo, è una mia speranza. Giachini. Allora, invece, Fabio ci scrive: Livorno appena arrivato in città. Bene, già abbiamo i tifosi come ci informano sui. Bene, bene. Ma chi gestisce la sicurezza del Duca? Ci sono rimasti 200 biglietti solo per il parterre, che in pratica, se non stai sui primi tre gradini, la partita non la vedi, i famosi distinti. E io ricordo quando ero piccolo. Verissimo. Che giocavo nei primi anni di età con le bottigliette, le lattine lì su e giù, e effettivamente lì non vedi niente. Quando aprono i distinti, sveglia, voci dicono che Bisoli ha quasi fatto, era meglio Iachini, forza Picchio, un saluto a Ragno e Tonino Bacchetti, lo scrive Fabio. Guarda, non credo su Bisoli, Iachini credo che sia l'augurio un po' di tutti i tifosi dell'Ascoli. Sì, comunque a onor del vero Bisoli è venuto già parecchie volte invitato dalla società a vedere le partite del Duca, quindi qualcosa di vero probabilmente ci può, c'è ci può stare. C'è una telefonata, sì, pronto? Sì. Pronto? Buonasera. Buonasera Fulvio. Due cose, allora in questi anni ci siamo sempre detti tutti, quindi col dovuto modo inutile
fare gli ipocriti. Per quanto riguarda la vicenda Mancia, è una bruttissima storia e dispiace a 360 gradi, dispiace proprio in generale a 360. L'unica cosa che mi chiedo se si poteva evitare, punto. Per quanto riguarda domani invece, dopodomani, dopodomani, vabbè, già ci siamo, alla vigilia, possiamo iniziare a dire domani, dai, possiamo iniziare a dire. È chiaro che loro non hanno nulla da perdere e quindi l'aspetto, in una partita di calcio l'aspetto emotivo può essere importantissimo, ma la tensione da parte nostra potrebbe essere pericolosa, soprattutto nei più giovani, quindi mi auguro, alla domanda chi sarà allenatore, è la curva sud. Sarà loro che spingeranno, perché questa è una partita da Ascoli. Bravo, è, una partita, bravo. È la partita dell'Ascoli, la partita da Ascoli, però ci sono dei giovani che possono sentire la tensione, quindi invito che tutti i settori, soprattutto dove vado io in tribuna, che rompono le palle al minimo errore, di applaudire qualsiasi errore di tensione o di errore. Condivido. Proprio scordarsi tutto l'errore, anzi applaudire e sostenere e basta, perché dobbiamo chiudere questa storia. E sono convinto che ce la facciamo perché siamo l'Ascoli. Per quanto riguarda il discorso di saluto, per quanto riguarda il discorso del Livorno, non bisogna fidarsi, perché tra ricorsi, tra situazioni psicologiche, loro non hanno niente da perdere, e quindi bisogna stare attenti, perché sembra una partita che, ripeto, loro non hanno niente da perdere, quindi potrebbero giocare tranquilli. Per l'allenatore Iachini è ovvio che sarebbe l'ideale, dipende dal programma, no? Dipende, certo, dal programma che la società vuole fare. Iachini si punterebbe a qualcosa di ben importante. Però Bisoli, che non è un allenatore che, parliamoci chiaramente, che fa calcio spettacolo, però con Bisoli ti salvi al 101% e non solo. Cioè, nel senso, un allenatore che non ti fa giocare bene, ma fuori casa gioca in maniera splendida, in casa forse meno, però è uno che ti garantisce al 100% la salvezza. Grazie, quindi, Fulvio. Quindi per obiettivi diversi dipende dai programmi. Grazie, buona Fulvio, buona serata, grazie per aver chiamato. Altri messaggi, poi dovremo avere il collegamento con Matteo Melara. Allora, vediamo, pronto? Pronto, Serafino. Buonasera, Palma. Allora, niente, intanto volevo salutare Ippolito. Sì. Ciao, ciao Palma. Ciao, cara. Leonardo, sì, sì, sì. Sei stato e sei sempre il nostro orgoglio. Grazie, grazie. Volevi Zanoncelli e Pedro Troia. Troppo buona, troppo buona. E Casa Grande. Dai. Ma sarà vero che da vicino costa 150 euro la cena, e se tu ti metti lontana basta, costa 30? Basta. Tutto falso. Tutto inventato. Ma che siamo prima d'aprile? Storie. Dai, andiamo avanti. Volevo dire, ma hai visto che ci è capitato? Guarda, io nella storia del calcio da prima... Vabbè, c'è sempre una prima volta, però questa è tragica. Va bene, andiamo avanti, parliamo della partita di sabato. Andiamo avanti, la partita, l'Ascoli sicuro, anche perché adesso le redini pare che le sta prendendo Cacia e Giorgi, che sono i più esperti, insomma, nella materia. E quindi io sono sicura che l'Ascoli vince, perché... mi pare il Livorno tutto sa bravura, perché ha perso sempre, sta quasi ultima in classifica, solo che non ci dobbiamo addormentare negli allori, perché il Monticelli vinceva con la squadra ultima retrocessa e ha perso, quindi l'Ascoli deve giocare fino al 90esimo, sarà sostenuta da tutti i tifosi compresa io, e poi speriamo di festeggiare e così la permanenza. E poi sul giornale sta scritto che Iachini verrà, è vero? È un'ipotesi. Magari. È un'ipotesi, ovviamente, come diceva Leonardo, tutto... Comunque siamo rimasti orfani, quindi qua bisogna qualcuno ci dà una mano. E sicuro ce la danno loro, perché sono, nonostante insomma il problema, anche giù alla cortella. Va bene. Ma hai capito, giù, sì, i campi di calcio, insomma, sembravano tutti... Va bene, Palma, io devo salutarti, perché abbiamo un collegamento telefonico adesso. Ma come sta Maura?
Sta bene, molto, sta bene. Grazie Palma, grazie. Da 4 mesi. Sì, grazie. Dove venite? Quando va è finito bene, scusate questo. Prendiamo in privato. Grazie lo stesso, Palma. Grazie. Devo grazie. Salutare come si chiama? Maya, la cagnolina. Sappiamo io. Grazie, Palma. Ciao. E torniamo un po' seri dopo la telefonata di Palma. Siamo collegati in diretta con un ex bianconero, un doppio ex, di fatto, perché ha giocato sia con Livorno che con l'Ascoli Calcio. Matteo Melara, buonasera Melara, grazie per essere qui con noi. Sì, buonasera, salve, buona serata. Buonasera Melara, ad Ascoli una stagione in Serie A, una seconda parte di stagione con la formazione bianconera, con Livorno davvero tantissimo, con una cavalcata forse tra i migliori ricordi della carriera calcistica di Melara. E questo doppio confronto di sabato, come lo vivrai, se lo vivrai insomma? Sì, no, me la guarderò. Sono due squadre a cui sono molto legato. Chiaramente ad Ascoli sono stato meno tempo, però ho avuto modo di apprezzare la piazza, la tifoseria per i mesi in cui sono stato. Sono stato in una stagione difficile in cui siamo purtroppo retrocessi, ma nei 6 mesi in cui sono stato io abbiamo fatto parecchi punti e ricordo anche che a fine stagione il pubblico ci ha applaudito, perché nonostante la retrocessione avevamo sempre dato tutto in campo, e quindi ho dei bellissimi ricordi da quel punto di vista. A Livorno chiaramente ho costruito gran parte della mia carriera calcistica, ho fatto parte di un gruppo storico che dalla C è arrivato alla Coppa UEFA, e quindi ho vissuto gli anni d'oro e gli anni belli di quella società, per cui insomma sì, due squadre a cui sono molto legato. Mi guarderò la partita, purtroppo il Livorno probabilmente quest'anno difficilmente si salverà, auguro invece all'Ascoli di salvarsi senza passare dai play-out. Matteo Melara, adesso nella vita dal punto di vista calcistico cosa fa insomma adesso? Guarda, io sto giocando ancora all'età di 37 anni. Infatti. Qua nel Modenese. Sei giovane Matteo, sei giovane. Sono abbastanza giovane ancora, dai, però vecchio per fare il calciatore, ma giovane come uomo. Sto giocando ancora a livelli di eccellenza qua nel Modenese, in più alleno e ho preso il patentino per allenare, quindi sto facendo diciamo la gavetta per poter provare a fare carriera in questo settore che mi piace molto. E insomma in cui mi voglio impegnare tanto per cercare di raggiungere dei traguardi anche in questo campo. La voce che ti ha salutato prima forse non te l'ha presentata, ma forse l'hai riconosciuta, Leonardo D'Ippolito. Ciao Matteo. Sì, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao caro, senti una cosa, io voglio farti una domanda, no? Tu sei stato e sei un giocatore, ma in queste situazioni, no? riguardando appunto la partita a Livorno, a Ascoli Livorno, ma cosa passa nella mente del giocatore di Livorno e cosa passa nella mente del giocatore dell'Ascoli? Guarda, le partite del finale di stagione sono sempre molto delicate, se ci sono obiettivi in ballo. In questo caso ci sono, perché comunque anche il Livorno matematicamente ancora non è spacciato, quindi si verrà a giocarsela vita aperta, deve vincere per forza e sperare in una serie di combinazioni. L'Ascoli è in una posizione di classifica leggermente più tranquilla, però in Serie B purtroppo bisogna stare sempre attenti, perché basta un risultato sbagliato, un passo falso e la classifica vedo che è molto corta, e per cui si rischia. Niente, sono momenti molto delicati in cui si pensa a tante cose, poi chiaramente quando si va in campo si pensa solo alla partita, e una volta che l'arbitro fischia inizia la partita si è concentrati e punto e basta. Io invece volevo una curiosità, questa soltanto per Matteo Melara, che ho curiosato un po' sui suoi profili, ho visto che su quello Facebook c'è una sua foto con la maglia del Toro mentre è a ridosso di Ibrahimovic, e forse in quella partita, se non sbaglio, ha anche segnato. Sì, la memoria non è mi è una partita che abbiamo perso 3-2, però ho avuto diciamo il privilegio di fare un gol, sì. Esatto. E mentre sul profilo Twitter c'è una foto con la maglia dell'Ascoli, che è un face to face, se non sbaglio, con un giocatore del Verona.
Sì. No, in realtà è giocatore del Parma. Del Parma, la maglia giallo-blu e sì, di lato. Igor Putan, che adesso tra l'altro mi che poi ha giocato l'anno prima con l'Ascoli. Esatto. Aveva giocato l'anno prima con l'Ascoli. Quella partita fu la seconda o terza di ritorno di quel girone in cui il Parma era praticamente anche lui navigava in brutte acque, però era l'anno in cui avevano preso poi Pepito Rossi e c'era tra l'altro Claudio Ranieri sulla panchina. Esatto. E si salvarono mi sembra anche loro alle ultime giornate. Sì, infatti, no, ma poi mi ha sorpreso molto vederlo, insomma, che chiaramente la sua carriera si è svolta con tantissime situazioni, emozioni, vittorie con la casacca del Livorno, con quello del Torino. Vedere quella immagine, proprio un face to face arrabbiatissimo col giocatore del Parma, mi ha fatto molto piacere, che vuol dire ho pensato subito che aveva comunque dentro di sé un buon ricordo della sua esperienza con l'Ascoli Calcio. Tra l'altro sono anche in contatto con alcuni tifosi dell'Ascoli, ed è una squadra che veramente per cui simpatizzo molto, perché ti ripeto, nei mesi in cui sono stato lì ho veramente apprezzato il calore delle persone e l'attaccamento verso la maglia che avevano, e davvero mi ha stupito. Sono stati pochi mesi ma molto belli. Grazie Matteo Melara, buon proseguimento per la tua carriera da calciatore ancora, ma soprattutto da allenatore nel tuo futuro. Grazie. Ciao Matteo, un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a Matteo Melara per la disponibilità. E c'è un'altra telefonata di un ascoltatore, pronto? È saltato, allora andiamo con i messaggi. Tanti ne sono arrivati. Saluto Lorenzo di Pagliare, che ha mandato un lungo messaggio del quale appunto leggo soltanto l'ultima parte. Saluto Lorenzo di Pagliare. Ma vogliamo scherzare? Se viene Bisoli vi pago da bere a tutti, grande combattente, grande allenatore, ma vogliamo scherzare? Bisoli ci garantisce la salvezza se ha vinto 3 campionati, magari Bisoli, scrive questo ascoltatore. Poi buonasera a tutti, mi sapete dire perché non si è pensato a Di Mascio della primavera come sostituto? Scelta tecnica, grazie. Lo scrive Enrico di Porto San Giorgio, che ci sta ascoltando in streaming da Milano. Conclude Forza Picchio. Sì, no, non lo so il punto per cui non si è pensato a Di Mascio, forse perché si voleva rimanere nell'ambito dello staff tecnico di, come è giusto che sia, della prima squadra. Credo di sì, esatto. Ma poi credo che ci manchi anche un discorso burocratico, perché per sedere in quella panchina deve avere anche, esatto, poi quello. Però io credo che soprattutto poi Di Mascio è anche impegnato ancora nella, sì, nella, però al di là di tutto io credo che rimanere nell'ambito dello staff tecnico, ma ci mancherebbe, penso sia fondamentale. Adesso credo che sia stata la scelta più opportuna, neanche tanto commentata quando è stata comunicata dall'Ascoli Picchio, della persona di Cardinaletti. Allora, dunque, buonasera a tutta la redazione. Con Livorno dobbiamo chiudere la pratica salvezza per evitare di doverci giocare tutto con lo Spezia. Speriamo che, insomma, che la vicenda legata a Mangia non abbia destabilizzato più di tanto la squadra. Lo scrive Stefano da Porto San Giorgio. Poi Domenico, ciao da Domenico, a proposito occhio avvantaggiato, scrive Domenico nel suo messaggio. Vi ricordo sui messaggi, ve l'ho già preannunciato, visto che se ne sono lette di tutti i colori dappertutto, vogliamo noi i primi essere quelli che vanno a fare determinate ironia o che altro, sarcasmo su quella che è una vicenda, ripeto, dove c'è la privacy, e è lì dove tutti noi dobbiamo confrontarci prima di esporci in questa maniera. Livorno, appena arrivato in città, questa l'avevamo scritto, allora, senza se, senza ma, spingiamo per aprire altri settori dello stadio e niente gossip, pensiamo alla salvezza e maglia addosso, Tony lo scrive. Non fidiamoci della squadra retrocessa, che sono libere di responsabilità, a vedere Como, occhio, lasciamo perdere Antonini, che se non stuzzicato ci può essere di aiuto. Fa nato gol? No. Lasciamolo perdere, che è meglio. Allora, poi vediamo qua. Dunque,
Apriamo i distinti Nord, ma stiamo scherzando? Tifoseria ospite da oggi in poi sotto la Nord con la gabbia, come fanno molto spesso con noi quando andiamo in trasferta, oppure li facciamo Ida Passarò, Vallata del Tronto, firmato Vallata del Tronto bianconera, firmato Quaglietta o Melara. Ma che Livorno si salverà? Significa che nuovo che ci vuole fa perdere Melara, fatta a fanuggire la Lara, dice Quaglietta. No, ma diceva a livello proprio di quelle vicissitudini extracalcistiche, sì, in quel senso. Lui si riferiva indubbiamente a quelle. E, no, a proposito però degli spazi, degli spalti, da Livorno arriveranno 7 tifosi, se non sbaglio, questo era il numero dei biglietti, e quindi già non sono mai venuti tantissimi, in queste condizioni era evidente. I tifosi dell'Ascoli hanno acquistato quasi la totalità dei biglietti disponibili. Penso di sì. Si poteva fare che quei 7 tifosi del Livorno si mettevano da qualche altra parte nei distinti est, bastava aprire quell'altra parte lì, 7 persone, e lasciare la curva nord ai tifosi dell'Ascoli. Esatto. No, si poteva fare. Come no? Sei d'accordo con me? Penso proprio di sì. A Rocca Fluvione la febbre sale, non molliamo, sarà duro, nessuno ci regala nulla. Poi, comunque, al di là delle simpatie per Peppe Iachini, che a Ascolano Bisoli ha vinto 2 volte il campionato di B, non diamo giudizi affrettati. Questi sono i messaggi che arrivano, firmateli però, insomma, che non, cioè, niente di, almeno così sappiamo chi ce li ha mandati. Occasione storica da non fallire, salvezza contro tutte e tutti, condannare i compagni di merenda, non so che riferimento sia, davanti al mitico Casao, già godo, avanti picchio, andare da Brecciarolo, questo l'avevamo già letto. Casagrande in tribuna, Cacia in 10, saluto Leonardo, chi sarà il prossimo mister secondo voi? Anche questo l'avevamo già letto, abbiamo letto un po' tutti i messaggi, vediamo su quelli che erano su WhatsApp, vediamo gli SMS, sono le email che sono arrivate. Silvio Palombi da Montalto ci manda un'email, dice che oggi casualmente si è imbattuto nel sito dei tifosi dell'Ancona e ha trovato espressioni e giudizi molto scorretti nei riguardi della società Ascoli Picchio. Beh, che novità! rientra nella normalità. Che novità! Mi sembra che sia opportuno richiamarli, ma no, ma non io, no. Ognuno deve rimanere nel proprio habitat, nei propri valori. Noi abbiamo dei valori che sono molto distanti da quelli che vogliono o cercano di esprimere altri. Quindi, caro Silvio Palombi da Montalto, stai tranquillo che sono parole ed espressioni che rimangono lì, nessuno ci sfiora. Telefonata, pronto? Sì, ciao, sono Pietro. Ciao Pietro, buonasera. No, volevo dire in merito a quei 4 gatti che verranno qua, no? Sì. Sembra siano 19. Sì, io ero rimasto a 7, 8, ma anche fossero... Vabbè, comunque 19 anche... sembra 4 gatti. Anche fossero stati 50. Anche. No, dico, se si mettono sotto la curva nord e non si fanno andare nell'anello superiore, cioè io vorrei sapere il motivo per cui non si apre il distinti nord-ovest, quello su che sta sempre chiuso, dato che non c'è nessunissimo contatto. Sì, io non lo so. Lì stiamo parlando di quasi 2000 posti in più, eh? Sì, sono d'accordo. Io sono d'accordo con te. Io ti ripeto, avrei fatto in modo di richiuderli, tra virgolette, in una zona ben controllata, ma comunque ma se quelli stanno sotto la curva nord non c'è proprio nessun contatto, basta metterci un po' di Stewart per fargli andare sopra. Sì, ma anche là nei distinti est, quella zona alta, anche perché da quello che sto sentendo sembra che ci sono rimasti solo i parterre, ma insomma la gente di parterre non è che sarebbe la partita, insomma. Sono d'accordo. Non capisco perché non vengono messi in vendita questi biglietti per il distinti nord. Io adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma secondo me credo che sia un problema proprio di collaudo. Comunque per 19 persone si poteva aprire veramente l'altro settore. Ma voi dicevate di là, gli stini di là, perché non ci sono i servizi igienici, no? Certo, si mettevano di là. Va bene, basta prendere un paio di bagni chimici e finire. Certo. Va bene, Piero, ti salutiamo che siamo quasi chiusi. Ciao, telefonata, l'ultima, pronto? Pronto, buonasera, sono Gianluca. Buonasera Gianluca. Volevo fare una domanda.
domani parlerà a Beggi prima della partita oppure... Non è stato comunicato nulla dall'Ascoli Picchio ancora, quindi non sappiamo se ci sarà una conferenza stampa pre-partita da parte del collaboratore tecnico che sarà in panchina per l'Ascoli sabato. Quindi se no ci dobbiamo accontentare delle parole di Cardinaletti? Io direi di accontentarci anche delle parole della tifoseria che insomma... che in partite come queste i gruppi organizzati hanno organizzato già moltissimo, valgono più di altre mille parole tecniche. Non penso che le parole di un tecnico prima di una partita così servano poi di un collaboratore tecnico, insomma avrebbe poco da che dire se non ce la mettiamo tutta per vincere la partita. Va bene, vi auguro una buona serata. Grazie a lei per aver chiamato. Salutiamo questo ascoltatore, però comunque può darsi magari che adesso arriva la comunicazione che domani c'è una conferenza stampa, insomma, però non è arrivata, io credo che non lo so se ci sarà, ma non credo che sia. Poi bisognerà anche fare la rifinitura, quindi esatto, porte chiuse, bisognerà anche stabilire chi andrà in campo, come si andrà, il modulo, quindi penso che qualcosa verrà detto da parte dello staff tecnico. Allora, dice, della Ascoli Picchio. Scusate se riscrivo, a proposito degli spazi dedicati alle tifoserie avversarie, noi Ascoloni siamo stati costretti a seguire la partita a Brescia insieme ai locali relegati in un angolo. Eravamo in 7, spazio al popolo ascolano. Grazie da Enrico. Noi siamo d'accordo con te, Enrico. Tutta la vita. E la zio Scida, come hanno visto la partita? Ma se non abbiamo ancora finito i biglietti, perché pretendiamo di aprire i distinti nord da Livorno? Hanno fatto un bus sicuro. Comunque la questura ha detto che aspetterà alle 19 di domani quando finirà la vendita a Livorno. Ciao da Riccardo. Questo messaggio. Poi ancora, Spinelli ha protestato per i punti restituiti a Lanciano. Si ricordi però che Livorno è impiantato nella vicenda Trini dei Gol, è vero, riguardando il Catania. Sì, sì. Si presume quindi che potrebbero avere dei punti di penalizzazione. Lo chiede, perché è una realtà questa che scrive Mauro da Ascoli. Al pensiero che rivedo Casagrande mi sento male, delle lacrime usciranno, spero prima dopo la partita, ma sempre di felicità. Sono terrorizzato, ho paura per sabato, ma la nostra storia ci insegna che le battaglie fine le vinciamo sempre, la battaglia finale le vinciamo sempre, quindi uniti e domani sera venite tutte alle 22 alla Corte del Sole a incitare la squadra. Firmato Danilo da Corropoli. E dunque siamo in chiusura, brevemente i numeri di Emilio. Ascoli Livorno 11 precedenti, 4 vittorie dell'Ascoli, 2 pareggi, 5 vittorie del Livorno, 14 reti per l'Ascoli, 17 per il Livorno. L'ultimo confronto al Del Duca finì 1-4, Serie B 2012-2013. Quest'anno il Livorno fuori casa ha giocato 20 volte, 3 vittorie, 2 pareggi e 15 sconfitte. L'arbitro della partita sarà Luca Pairetto di Torino, che ha diretto 74 volte in Serie B con l'Ascoli, 4 precedenti, quest'anno 2 volte, Ascoli Latina 0-0 e Trapani Ascoli 4-3, i precedenti di Pairetto. E dunque, cos'altro dire? È arrivato un altro messaggio scandaloso: aprireci i cancelli, facete centrale, dice ancora Quaglietta, relativamente alla partita di sabato tra Ascoli e Livorno. Ricordiamo, domani sera c'è il raduno dei tifosi dell'Ascoli alla Corte del Sole per incitare la squadra, come ha ricordato anche Danilo da Corropoli. C'è anche la cena con Walter Casagrande a Villa Picena, insomma, fitto di appuntamenti la serata di domani sera. Poi sabato appuntamento alla Corte del Sole, chi può, i tifosi dell'Ascoli con biciclette, scooter, quello che avete, i mezzi in movimento a due ruote, scorteranno la squadra fino al Del Duca per ovviamente accompagnarla fino allo stadio, e da lì poi la partita tutti insieme, tutti in coro, con l'invito, tutti allo stadio con una maglia bianconera, una sciarpa, un vestillo dei nostri colori, per portare l'Ascoli alla vittoria e conquistare così la salvezza in questo campionato di Serie B. Grazie a Leonardo Di Pollito. Grazie a voi. Grazie a voi. Geno Gaspari. Grazie a te, oggi l'appuntamento con noi è per sabato dalle 15, vi racconteremo la penultima di campionato Ascoli Livorno. Serafino Galli vi saluta e vi auguro una buona serata.
Occhio alla prossima! Una strizzatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli Picchio, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.